6 marzo 2013, una data che purtroppo ricorderemo a lungo. Forse la regione, la nostra regione intesa come comunità umbra, porterà con sé come una ferita indelebile. Ha sconvolto infatti tutti gli umbri, ha avuto ovviamente risonanza nazionale la tragedia di oggi, consumatasi poco dopo le 12 negli uffici del quarto piano del Broletto, sede della regione dell'Umbria. Un uomo ha freddato due impiegate e poi si è tolto la vita. Noi ovviamente non potevamo non raccontare questa giornata sulla quale si parlerà a lungo anche nei prossimi giorni, probabilmente anche per il clima che negli ultimi tempi si è innescato, soprattutto nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Anche di questo torneremo a parlare stasera, sentiremo stasera le parole della Presidente della Regione Marini, ma subito ricostruiamo quanto è accaduto. Per noi a Perugia c'era Carlo Angeletti che ha proprio intervistato la governatrice dell'Umbria, Catiuscia Marini, e ha raccolto anche delle testimonianze. Più tardi torneremo insieme per spostarci a Città di Castello, ferita profondamente dal fatto che una delle due vittime è di Trestina, e poi vi proporremo anche l'intervista al Sindaco di Perugia. Ma intanto andiamo da Carlo Angeletti. Erano passate le 12 quando in questi uffici della regione in zona Fontiveggia a Perugia un uomo, Andrea Zampi, è entrato e si è diretto nell'ufficio in cui operavano la funzionaria Margherita Peccati, 61 anni, di Trestina, vicina ormai alla pensione, la collaboratrice Daniela Crispolti, 43 anni, di Todi, in servizio da circa un mese. L'uomo con la propria calibro 9 ha sparato colpendo alla gola, freddando quindi Margherita Peccati, e poi ha colpito al corpo anche Daniela Crispolti. Le due donne sono decedute. L'uomo poi è uscito nel corridoio, ha sparato altri colpi e si è diretto nella zona fumatori e si è tolto la vita. Naturalmente terrore tra tutti i colleghi del quarto piano di questi uffici. Sulla vicenda indagano gli uomini della squadra mobile di Perugia. Unanime il cordoglio, le testimonianze le sentiamo di coloro che hanno sentito, si trovavano a poca distanza dalla scena del duplice omicidio e poi del suicidio. Anche la testimonianza della governatrice Marini, che tra l'altro conosceva personalmente una delle due donne. Siamo prima di tutto davvero tutti sconvolti, non solo io, la giunta regionale, ma soprattutto tutti i dipendenti di questo ente, anche i dipendenti degli altri enti pubblici, sia umbri che italiani, che in queste ore ci hanno chiamato. Abbiamo appena incontrato i familiari e credo che il primo pensiero debba andare davvero alle due famiglie, quella di Margherita Peccati, che era la funzionaria responsabile del servizio istruzione ed accreditamento della nostra regione, e quella della dottoressa Crispolti, Daniela, che era invece una collaboratrice a contratto, una dei tanti co-co-co precari di questo ente, come degli enti pubblici italiani. Il nostro primo messaggio è un messaggio alla famiglia e alle due famiglie, perché sono tutti sconvolti ovviamente nei loro affetti, ma anche nel fatto che due loro familiari, nell'esercizio di una semplice attività di impiego pubblico e professionale, sono state vittime di una barbarie, perché quello che è avvenuto oggi è davvero barbaro all'interno degli uffici della nostra regione. Quindi il pensiero mio e della giunta regionale va al marito e al figlio di Margherita Peccati, alla mamma, al papà e al fratello di Daniela Crispolti. Vogliamo anche aggiungere, anche rispetto alle informazioni e alle indiscrezioni che sono uscite, che le due, sia la funzionaria che la dottoressa, le due dipendenti, si occupavano esclusivamente di accreditamento. La persona che si è presentata aveva chiesto un riferimento all'ufficio accreditamento delle agenzie formative. Non vi era in corso nessuna pratica e nessun provvedimento di questo ente connesso a contributi pubblici, a finanziamenti o alla richiesta di alcune risposte. Le agenzie formative sono sottoposte ad una regolare prassi di accreditamento, di verifica di questo accreditamento. E diciamo che è un ufficio che si occupa essenzialmente di questa pratica. Voglio anche
aggiungere da parte anche dei colleghi dipendenti, colleghi delle due vittime, il personale dell'ente, i dirigenti, i direttori, le persone che più erano abituate a lavorare con loro, che in particolar modo anche la signora Peccati, che era il funzionario responsabile di questo servizio, per sue caratteristiche anche umane e professionali, era una persona molto materna, molto abituata a dare risposte, a spiegare, ad aiutare anche nella costruzione delle pratiche, a volte complesse, delle procedure di accreditamento. Quindi personale anche che aveva caratteri umani di grande collaborazione. Voglio anche dire questo sia a nome mio e della Giunta regionale, che va rispettato anche, vanno rispettati gli impiegati pubblici e i dipendenti pubblici che fanno il loro lavoro con grande onestà e professionalità. Non posso nascondere che questa vicenda drammatica, gravissima, ci chiama ad una responsabilità, e mi rivolgo anche a voi, richiama ad una responsabilità anche gli organi di stampa, i professionisti dell'informazione. Troppo, troppo pesantemente noi stiamo colpendo in maniera indiscriminata i dipendenti pubblici, i funzionari, i dirigenti dello Stato e delle istituzioni che svolgono, scusatemi, con capacità, professionalità e responsabilità il loro lavoro. Il mio messaggio va a loro, alle loro famiglie e anche ai dipendenti di questo ente, oggi impauriti, sconvolti. Siamo drammaticamente colpiti, a loro dobbiamo pensare e chiediamo anche rispetto. Nei paesi anglosassoni li chiamano civil servant, i servitori civili, i servitori dello Stato. Vorremmo che tutti voi, anche attraverso i mezzi di informazione, ci aiutaste in un momento così difficile e drammatico nella storia del paese, di cui comprendiamo il disagio economico, il disagio sociale. Siamo chiamati tutti insieme a dare delle risposte, ma siamo chiamati anche a rispettare questi impiegati pubblici che spesso per stipendi davvero minimi, e quello di Daniele era uno stipendio minimo, in questo caso si trovano ad essere vittime anche, io lo voglio dire, anche di un clima non sempre rispettoso, e non voglio arrivare a dire anche spesso di odio che c'è nei confronti degli impiegati pubblici e dei dipendenti pubblici di questo paese. Dall'altro lato, ovviamente, questo è anche una sede, sono uffici dove noi siamo abituati anche a meccanismi di controllo e di sicurezza degli edifici, certamente di normale controllo e sicurezza. Questo signore omicida e poi suicida è entrato con le normali procedure di ingresso, con la registrazione, con i pass, con le verifiche che fanno la vigilanza. Certo, non possiamo pensare che gli uffici che sono rivolti al pubblico possano essere diventare, diciamo, dei luoghi in cui dobbiamo blindare i nostri dipendenti pubblici. Quindi ci occorre anche che trasmettiamo un messaggio di tranquillità, di disponibilità e, per quanto mi riguarda, di grande solidarietà. In questo momento siamo sconvolti e la nostra vicinanza è alle famiglie. Grazie. Una tranquilla mattinata, un tranquillo mercoledì mattina è stato sconvolto da questo fatto. Tu eri a pochissima distanza dal luogo in cui è accaduto. Sì, sono praticamente tre porte prima. Abbiamo sentito dei colpi. Il primo colpo, un attimo, ho pensato a un armadio che cadeva. E poi però subito un altro. Lì un attimo di sconcerto, però non si sentiva nulla. Cioè il classico mortaretto avrebbe provocato delle grida, delle urla. Io non ho sentito nulla. Mi sono solo affacciato mentre sul corridoio, mentre continuavano i colpi. È arrivata la mia collega, l'ho tirata dentro, ci siamo chiusi dentro mentre continuavamo a sentire dei colpi. Io penso 10-15 colpi, non lo so, forse sbaglio perché è un momento. E poi ci siamo rinchiusi in ufficio. Io non l'ho visto questa persona, però lui è arrivato a cominciare a parlare nel corridoio, credo vicino alla mia porta perché ho sentito tutto. Farfugliava di Dio, insomma. E niente, qualche attimo di silenzio, poi piano piano siamo usciti. Poi abbiamo cercato di uscire, ma era arrivata già la polizia e invece poi
praticamente lui, se ho capito bene, lì vicino, dopo aver girato l'angolo lì vicino, si è suicidato. Diceva che voleva suicidarsi, quindi ha mantenuto diciamo fede a quello che stava dicendo. Non so bene perché, non so bene per cosa. Praticamente ecco tutto qui, sono una cosa terrificante, una collega alla porta accanto che l'ha sentito che diceva che ammazzava tutti e lei insomma nascosta, una cosa allucinante. Resta il dolore per la perdita di due colleghe? Ma quello sicuramente, una cosa incredibile. Se posso dire una cosa, volevo segnalare che io ho perso la sensazione del tempo, però ho l'impressione che la polizia sia intervenuta rapidissimamente, cioè noi siamo scesi per uscire, già c'era qua la polizia. E sia loro che la Digos, devo dire, sono stati estremamente sensibili in questa situazione, una cosa importante. Questo è il contributo di Carlo Angeletti da Perugia, dalla sede della regione, soprattutto le parole della Presidente Marini e anche la sua commozione che non ha saputo trattenere di fronte ai microfoni per raccontare le prime impressioni su questa tragedia. Ma noi siamo andati con la nostra redazione Città di Castello a Trestina, proprio di fronte all'abitazione di una delle due vittime che lavorava da diversi anni in regione, ovviamente l'Umbria è sconvolta e il piccolo, la frazione di Città di Castello lo è ancora di più, perché appunto una delle due vittime era conosciutissima. Carlo Stocchi. Abitava in questa casa, alle nostre spalle, nella prima periferia di Trieste, nella frazione di Città di Castello, Margherita Peccati, la 55enne dipendente della Regione Umbria, che questa mattina è stata uccisa da un quarantenne, un imprenditore quarantenne, che è entrato al quarto piano degli uffici dell'ente regionale al Broletto di Perugia, proprio a fianco della stazione Fontiveggi, dove ha esploso diversi colpi contro i dipendenti fino ad uccidere. Anche un'altotiberina tra le vittime della sparatoria della tarda mattinata di oggi presso gli uffici della Regione Umbria al Broletto. Si tratta di Margherita Peccati, 61enne funzionaria del settore servizi sociali della Regione. La donna era assieme ad una collega di lavoro, Daniela Crispolti, quando si è vista di fronte un imprenditore, Andrea Zampi, di 43 anni, perugino, che ha urlato «Mi avete rovinato» ed ha iniziato a far fuoco con la sua pistola semiautomatica regolarmente denunciata e detenuta. Le donne sono crollate a terra mentre l'uomo si è chiuso in una stanza e si è sparato un colpo alla testa. I soccorritori hanno tentato di rianimare le due donne che purtroppo sono morte poco dopo. Secondo alcune testimonianze, il piccolo imprenditore omicida-suicida avrebbe chiesto qualche mese fa un contributo alla regione di circa 100.000 euro per la propria azienda e con il patto di stabilità ci sarebbero stati problemi per sbloccare la somma. Margherita Peccati risiedeva con la propria famiglia in località Casanova di Trestina, nei pressi di Bivio Canoscio. Era sposata con Giovanni Vitellozzi, 62enne, veterinario presso l'Istituto Zooprofilattico, ed era madre di Paolo, di 32 anni. Nel pomeriggio i familiari delle vittime sono stati convocati presso la questura di Perugia. Se la comunità di Trestina piange Margherita Peccati, una delle due dipendenti regionali vittime della tragedia di oggi al Broletto, insieme a Daniela Crispolti, intorno alla quale si potrebbe parlare ora una storia ancora più drammatica se si pensa che era in quell'ufficio da appena un mese ed era precaria, sebbene 47enne, certamente quella di oggi è un'altra profonda ferita per la città di Perugia, un'altra vicenda che pone il capoluogo della nostra regione sotto i riflettori nazionali e non solo per una storia di sangue. Di questo e non solo di questo siamo andati a parlare con il sindaco di Perugia, Vladimiro Boccali. Lo abbiamo raggiunto nel suo ufficio. Vediamo l'intervista. La notizia ci ha sconvolto tutti, chiama tutti ad una riflessione profonda, prima di tutto di vicinanza, di condoglianza alle famiglie delle vittime, sia delle due funzionarie, ma io dico anche dell'aggressore, un personaggio probabilmente e evidentemente con un equilibrio psichico non della norma. Un fatto drammatico che si inserisce in una crisi economica, questo è indubbio.
in una situazione forse che viene percepita come distrazione da parte delle imprese, da parte delle famiglie, di istituzioni, di politica, di mondo del credito, di disattenzione, di egoismi, quando invece dobbiamo intervenire nel campo del dramma del lavoro, della crisi sociale che c'è nel nostro paese. Sono 3 anni che i sindaci dicono che siamo in difficoltà drammatiche e chiamati a rispondere quotidianamente a bisogni. Dall'altro sicuramente c'è un patto privato di una persona evidentemente in uno stato psichico molto difficile, molto complesso, perché altrimenti non avrebbe fatto quello che ha fatto. Dall'altro c'è un clima di ricerca di colpevoli, di additare tutte le responsabilità al pubblico, di fare tutta un'erba un fascio della pubblica amministrazione. C'è una burocrazia complicata nel nostro paese, ma quando perdono la vita 2 persone, una poco più che 40 anni precaria, una funzionaria dell'ufficio accreditamento che fa un lavoro diciamo così oggettivo, non soggettivo, devi avere determinati criteri, quelli non sono. Rifletterei su questo clima di odio che viene riversato nel paese, su questa speculazione di una profonda crisi economica, ricostruire l'agenda del nostro paese, di tutto il paese, della politica, dell'economia, del sindacato, delle istituzioni, della stampa. Pensare che si possa qualcuno trarre vantaggi da un clima di questo tipo è drammatico. Interroga tutti, personalmente mi interroga sulla capacità di rispondere a drammi sociali, di migliorare. Una cosa però non sono disposto ad accettare, questo fare di tutto un'erba un fascio, questo seminare odio per raccogliere clima di questo tipo che va a calarsi su una persona con un disagio psichico, ma che può allargarsi. Su questo sindaco sembra che Zampi fosse conosciuto anche dai servizi sociali del comune, addirittura circola la voce di un trattamento sanitario che era stato firmato per lui, è vero? Come lo conoscevate? Questo non è il momento di rilasciare dichiarazioni o dare notizie di questo tipo. Io parlo del fatto in sé, il fatto in sé evidentemente premeditato, perché lui è andato lì, ha lasciato il documento agli uscieri del piano, è andato diretto in quell'ufficio, evidentemente pianificando, portando un'arma. Io parlo di uno squilibrio psichico che dirà chi dovrà dire di quanto certificato, che tipo di intervento. Questo non sono in grado di dirlo. Ma le cose che urlava, le testimonianze che io, recandomi subito nel luogo del delitto, ho sentito da dipendenti, colleghi sconvolti di quello che era successo, erano parole che noi abbiamo sentito echeggiare in questi ultimi periodi, che si muovono da una base reale, non è che c'è una crisi economica profonda, non è che non ci sia una burocrazia, però fermiamoci tutti a ragionare e ripartire immediatamente, a dire che il primo punto nel nostro paese di queste famose agende di cui abbiamo sentito parlare, delle ricette che ci arrivano dall'Europa, le ricette ci arrivano dalle nostre strade, il dramma sociale, anche se, ripeto, si accerterà se era seguito dai servizi, ma io dico anche questo, anche i servizi che devono essere messi nella possibilità di lavorare, anche questo attacco feroce al pubblico impiego, di tutta un'erba un fascio. Questa dunque l'intervista conclusiva del sindaco Boccali, si chiude qui questo speciale dedicato alla tragedia del Broletto, ovviamente torneremo ad occuparci di questa vicenda, non finiranno certamente oggi i commenti a partire da domani mattina con la rassegna stampa in diretta alle 7.30, ma avremo modo ovviamente di a bocce ferme capire davvero che cosa è successo nella vicenda in sé, ma soprattutto nel clima che inevitabilmente la condiziona, come anche i primi commenti ci hanno testimoniato. Un ringraziamento ovviamente alle redazioni che hanno collaborato per la realizzazione di questo speciale, allo staff tecnico, e ovviamente TRG domani tornerà a raccontarvi questa e le altre storie del territorio.